Professor Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink, lei si è soffermato sui danni alla salute, danni pesanti, danni inimmaginabili a livello cardiaco, parliamo di infarti, ma anche a livello cerebrale, ha parlato di Parkinson e poi un dato inquietante, un più 25% di percentuale di ricovero dei bambini. Io penso che ormai la misura sia colma, come dicevano i latini, contra factum non valet argumentum, nel senso che chiaramente è una realtà indifendibile. Questi sono i dati del dottor Forastiere, il quale appunto ha potuto, attraverso la ricerca che è stata presentata l'anno scorso a Bari, certificare che sia nel quartiere Tamburi sia nel quartiere Paolo VI vi è un eccesso di ricoveri che riguarda purtroppo i bambini. Occupiamoci dell'ennesimo slittamento dell'applicazione delle misure previste dall'AIA. Giugno 2017 è passato in cavalleria, si parla di uno slittamento al 2023. Parlando prima, lei ci evidenziava un aspetto che farebbe sorridere, ma c'è poco da sorridere, c'è da piangere proprio, con riferimento allo slittamento anche del certificato antincendio per quanto riguarda l'ILVA. Sì, noi ci una cosa che dovrebbe essere banale, addirittura prendiamo tempo e rinviamo fino al 2023. Il punto 34 dell'autorizzazione integrata ambientale di ArcelorMittal, che è relativo al rischio di incidenti rilevanti, parla proprio della certificazione prevenzione in incendi e c'è scritto la prescrizione sarà adempiuta secondo il cronoprogramma dell'allegato 12, ossia entro il 23 agosto del 2023. E stiamo parlando degli altoforni, stiamo parlando di impianti altamente pericolosi come la cokeria. Abbiamo quindi avuto un moto di stupore quando abbiamo visto che persino la certificazione prevenzione incendi è spostata al 2023, dovrebbe essere invece una cosa da garantire subito il certificato antincendio, come pure dovrebbe essere garantita subito la raccolta delle acque di prima pioggia. Senza questo sistema nessun esercizio potrebbe essere autorizzato, ma senza essere degli ingegneri occorrerebbe la pavimentazione di tutto lo stabilimento e basterebbe una normalissima ispezione per vedere che tanta parte dello stabilimento non è pavimentato e che quindi quando ci sono piogge le acque vanno in profondità e purtroppo c'è un inquinamento della falda superficiale e della falda profonda. Marescotti, la Commissione europea, alla luce di questi slittamenti e di queste inadempienze, di queste mancate ottemperanze, penso che dovrà sanzionare l'Italia. Noi di fronte a questa AIA che è impresentabile per persino le valvole Proven per la cokeria che dovevano essere installate nel 2013-2014 vengono fatte slittare fra 4 anni, di fronte cioè a ritardi che non sono ritardi tecnici, ma sono ritardi dovuti al fatto che non ci sono i fondi per investire in campo ambientale. Di fronte a questo noi solleveremo il problema che questa autorizzazione integrata ambientale contrasta profondamente con le normative europee, quindi la porteremo all'attenzione della Commissione europea e vorremmo che anche la Regione e anche il Comune impugnassero l'autorizzazione integrata ambientale e si rivolgessero alla Commissione europea, perché questa autorizzazione integrata ambientale non è assolutamente conforme alle norme europee.